l'hai voluto la guerra, guerra, eh? L'hai voluto. Basta. L'hai voluto la guerra. È guerra. Mo. È guerra. La guerra è guerra, caro mio. Avanti. Sì, sì. Avanti. Buongiorno. Buongiorno. È per me. E certo, se sono entrata io è ovvio. Posso andare con il papà? Sì, non hai permesso, se no. Avete detto sì. Sì, sì, prego. Mamma, muoviti, chiudila. Buongiorno. Zitta, volevo un'informazione. È qui per quanto riguarda l'assistenza... Scusi, è anziana e allora non capisce assolutamente più niente. Per quanto riguarda l'assistenza degli anziani domiciliare... Guarda, dovrebbe rivolgersi al mio collega che è seduto là di fronte. Scusi. Ah, la sezione... La sezione staccata. La sezione staccata. Ho capito. No, no, signora, è lui la sezione staccata. Ah, da lui? Lui si è staccato. È lui che si è staccato. Ha detto che dobbiamo venire da lei, veniamo da lei. Allora, no, io sono la signora Pasqua Catacchio e lei è la mia suocera. La Catacchiona Grande. Sì, mamma, abbiamo salutato, risalutato, siamo state salutate. Allora, volevamo sapere, appunto, per quanto riguarda dell'assistenza agli anziani domiciliare, no, per guardi, domani. Io riparo solamente rubinetti, pompe di fogna, eccetera. Dovete rivolgersi sempre al mio collega. Senta, autospurgo. Sì, sì, sì. Quando... E tutto questo lo fate come volontariato? Sì, come volontariato, perché cioè, non vi fate pagare, siamo senza lavorare, allora facciamo... Sto senza freno, sono aperto tutto. Non perde proprio tempo, guarda, una cosa amicidia. Ah, come tu esatto, però è più scemo così. E quindi di conseguenza è meglio andare dal più scemo perché gli intelligenti che parlano a fare con noi. Allora, ha detto, buongiorno, ha detto il suo collega che dobbiamo venire da lei, quindi non ci sono santi. Bene, io sono la signora. Siamo venuti a dire... Vabbè, allora, sono la signora Pasqua Catacchio, volevo capire, per domani avrei bisogno di un'assistenza domiciliare agli all'anziana. Ma non dare retta, ma per favore, scusi, stiamo parlando, non è mica maniera. Non sto facendo niente, sto lavorando. E vabbè, però arrivano delle cose qua. Allora, potremmo per domani avere qualche cosa, diciamo, una signora che un signore. Vabbè, assistenza. Così scema, dai, vero, vero. Signora, allora, che stiamo facendo? Scusi. Oh, signora. Sto lavorando, signora. Mi lascia lavorare, per favore. Vabbè, ma mi è arrivato il pallino, direttamente da... Guarda che non sono stato io, guarda, lei non c'ha occhi dietro, No, come però c'ho l'orecchio che mi si è perforato. No, 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 non è possibile. No, sì, signora, per piacere, stringiamo, che abbiamo tanto da fare. Oh, e si vede, tra pallini e cervotten. Allora, scusi, però, volevamo sapere, domani può venire una persona... Solito, un maschio o una femmina? No, ma è troppo, un maschio... Mamma, una signora vorrebbe. Una signora. È meglio perché le signore sanno cucinare. Mia madre ha bisogno di essere preparata. Va bene, allora, domani. Donna, ci sto lavorando. Va bene, signore, domani. Va bene, signore, potete andare, domani. Sì, potete andare. Allora, con lei di massima fiducia. Signora, noi mandiamo il massimo del massimo del massimo. Anche a livello di esperienza culinaria. Culinaria, per terra, dappertutto, signora. Va bene, allora io mi fido. Si fida. Venga domani. Vengo questa domani. Signora, venga sì. Domani. Sì. Signora, l'indirizzo me lo vuol dare? Dove la mandiamo? Sta l'indirizzo ce l'ha. Lo vogliamo anche noi l'indirizzo. Scusi. Lo vogliamo anche noi l'indirizzo. Se vogliamo mandarla. Tutta questa agitazione, Madonna. Due caffè, due granit. Signora, guarda che sto. Signora, oggi ci ha trovati calmi. Oggi stiamo calmi. Allora, l'indirizzo è questo. La firma pure. La firma, non ha importanza, signore. Il cognome. Il cognome, Catacchio. Catacchio. A posto. Catacchio. Allora, mi raccomando, sul presto, perché io devo partire urgentemente. Non si preoccupi. Allora, buongiorno, arrivederci. Buongiorno. Buongiorno. Arrivederci. Ma no. Si Catacchio! Catacchio! Qui! Catacchio! Qui! Mettiti questi vestiti, che sono i vestiti di Garibaldi! Ma questo fa... Ma io poi non so neanche chi è sto signor Garibaldi! Come chi è Garibaldi? Non conosci Garibaldi? No! Garibaldi fu ferito, alla gamba, Garibaldi che comanda, Garibaldi, me, vado a fare una camionetta, vai, che capace che se mi vesto a Garibaldi, mi danno 30 anni di manicomio! Catacchio, vuoi uscire di qua?
Io mi sono vestito da, da Napoli 1. Tu ti vesti da Garibaldi. Vabbè, allora io mi vesto da Garibaldi. Esatto. Però io ti dico, guarda, che se a me mi tengono 30 anni, il cervello me lo succhio il tuo dall'orecchio come la Coca-Cola. Me la sorchia che... Me... Oh, mi raccomando, Catacchio, la canzone. Garibaldi. Hai capito? Sì, sì. Allora, tu dici che così sono Garibaldi? Eh? Che dici? Oh. Garibaldi. Uguale! Uguale a Garibaldi. Uguale! Manca solo la canzone, ricordati! Dove sta? Dove sta questo disgraziato? Va sta delinquente pazzo! Cosa hai fatto alla poetessa mia, eh? Nino! Qui o si fa l'Italia, o si muore! Ferito, ma questo guerra, sta meglio, ce ne andò, questo sta guarendo, non c'è più la fissazione di esserne salcatacchio, sta guarendo. Signorina, ma che cosa è venuta a dirmi? Lei dice sciocchezze, quello sa benissimo, domani, dopodomani lo facciamo uscire. A lei ora farò fare carrettati di interoprito, Fritz, porta. Vai lì! Garibaldi, 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 Gar